stasera presentiamo a Benvenuti Cilento tre dolci diversi. Naturalmente partiamo sempre dai prodotti del parco, quindi qui abbiamo questa farcia che è fatta con ricotta di capra, fichi e miele. Allora Carmine, noi partiamo da questo cannolo che hai fatto tu bene, vedi l'unto non c'è, basta fare così e si vede che l'unto non c'è, quindi non deve profumare, quindi di olio, il nostro petrolio del Cilento. Poi aggiungiamo questa ricotta di capra con fichi e miele. Fai vedere come facciamo. E poi il risultato poi sarebbe questo. Il risultato finale è questo qua. Che tu poi che hai messo qua? Hai messo? Poi ho messo un po' di mandorla amara. L'altro prodotto che oggi faremo è la cassata. La cassatina, questa qui ha una particolarità, che non è la solita cassata. È una cassatina dove abbiamo la ricotta di capra sempre, con i canditi al limone. Poi questa ghiaccia è composta di zucchero e miele. Zucchero e miele, quindi sempre qui stiamo parlando sempre di protezione, in modo da creare una filiera e una rete di produttori e di tradizioni. Poi abbiamo un bagno al limoncello, molto sotto, leggero. Sarebbe questa parte qui. Quindi c'è questo pan di Spagna, molto leggero comunque. Molto leggero, poi c'è questa ricotta di capra con i canditi con dentro, e questa glassa poi questa glassa di zucchero e miele all'esterno. Va bene, quindi abbiamo ottenuto le cassatine. Questo qua è un biscotto. È un biscotto salato. Salato, fatto come? Fatto con zucchero, farina di mandorla amara, burro salato, uova. Basta così. E quindi è friabile. Molto friabile. Se lo andiamo a rompere, la è un biscotto che si scioglie al palato. A questo biscotto andiamo ad aggiungere qua. Aggiungiamo questa ricotta di bufala. Perché qui poi passiamo a un genere diverso. Perché i prodotti nostri, poi la capra, la bufala, sono i prodotti propri che caratterizzano un po' il Cilento. E qui aggiungiamo questa marmellata di mandarino. Sotto tenete presente, quindi c'è il sale, il dolce, il croccante, la morbidezza della ricotta di bufala e il mandarino, quindi c'è anche un po' di acidità che nell'insieme poi quando si mangia tutti insieme viene fuori un discorso al palato abbastanza interessante.